Grazie dell'invito e vorrei davvero ringraziare tutti voi per aver sfidato una sera nebbiosa ed essere venuti qua a partecipare a un esperimento non in vitro ma in vivo, come direbbero i ricercatori. Un esperimento perché io non so se ce la faremo, sinceramente io ci provo a cercare di condensare quanto mi è stato chiesto in questi pochi minuti, cercherò più che altro di dare degli spunti. Spero comunque che la relazione, che è disponibile adesso su carta, anche se degli allegati sono riuscito a stampare poche copie, ma che sarà da stasera disponibile anche sul sito web, comunque sarà disponibile in rete, sia un qualche cosa che riuscirà a colmare almeno in parte le carenze che questa serata lascerà rispetto ad alcuni argomenti che potrebbero essere approfonditi sicuramente maggiormente. Voglio però dire in partenza che non sono qui soltanto per dovere rispetto a un'associazione che mi invita o per amicizia rispetto alle persone che fanno parte di questa associazione con cui abbiamo avuto modo di condividere tanti momenti anche in tempi non più recentissimi. E lo faccio perché credo davvero che sia importante per chi è chiamato a dare un contributo nell'amministrazione, nel governo della città, anche raccontare quello che fa. Anche se, ripeto, il rischio è che quello che uno poi racconta non sia particolarmente, come dire, condensabile in pochi e agili flash o che sia pericoloso. Un giornalista che è passato dal mio ufficio e ha visto la relazione ha detto: di la verità, tu sei contro la partecipazione, sei a molle le persone, 26 pagine senza figure, scritte con un font piccolo. Avrei voluto avere il tempo di metterci un po' di figure, ma purtroppo non l'ho avuto. Detto questo, se il computer parte... Questo era il titolo che mi ero preparato. Sono passati oggi 555 giorni dall'insediamento della Giunta che è avvenuta nel luglio del 2004 e vorrei provare a raccontarvi molto succintamente di che cosa mi sono occupato, cercando poi di zoomare su alcuni dei problemi che credo siano più significativi e su cui potrebbe effettivamente esserci interesse ad aprire il dibattito. Allora, io credo per... cercare di sintetizzare, il mio lavoro credo sia distinto in una parte in cui agisco come un componente della Giunta, che è un organo collegiale, che ha quindi un suo andamento indipendente dalle singole deleghe che sono date agli assessori. Dopodiché c'è la politica sanitaria, quindi il mondo della sanità, che è certamente la delega più importante, anche se, come avremo modo di dire, non è una delega in cui il Comune ha una gestione diretta, ma in cui il Comune può e deve giocare un ruolo importante nel definire quelli che sono gli indirizzi di politica sanitaria e anche nel verificare che questi indirizzi vengano attuati. Poi ci sono un insieme di altre competenze che invece il Comune gestisce direttamente oppure attraverso dei contratti di fornitura, di cui pure sono chiamato ad occuparmi, nonché alcune esperienze innovative di cui parleremo, come per esempio il tavolo sull'elettrosmog che in questo mandato è finalmente partito. E infine c'è anche un tema di proiezione esterna, cioè al di là di quello che è il lavoro fatto per l'amministrazione comunale ha comunque un ruolo anche sul palcoscenico nazionale e internazionale e deve cercare di dare un suo contributo. Molto rapidamente, perché voglio appunto andare alle questioni di sostanza, il componente della Giunta vuol dire che c'è un ruolo politico da giocare e per esempio l'ordine del giorno sulla legalità ha visto un lavoro di cucitura importante. Chi avrà la pazienza di scaricare e leggere gli allegati potrà vedere le varie versioni del documento che si sono fino adesso succedute e anche i contributi che sia il partito di cui faccio parte, la Margherita, che altre forze politiche hanno avuto modo di dare, e come questo sia arrivato a una sintesi conclusiva che secondo me meriterebbe di essere varata da tutta l'alleanza senza particolari distinguo. Sono stato protagonista di alcuni approfondimenti anche al di là delle deleghe dirette che ho, per esempio quando c'è stato il caso di Via Roveretolo con l'abusivismo edilizio, era una questione che aveva aspetti sanitari, sociali, di sicurezza, urbanistici, eccetera, serviva un assessore, io ho guidato un gruppo di lavoro che ha prodotto un atto di indirizzo che poi dopo è stata la base su cui è partito un lavoro e adesso Via Roveretolo, se c'è qualcuno del quartiere Navide sa, è ormai vicina, diciamo, ad aver risolto dei problemi che erano lì da diversi anni e che si erano incistati e non erano finora stati risolti. C'è un aspetto, sono solo esempi questi evidentemente per cercare di dare un'idea di quelle che sono i vari campi d'azione, c'è un aspetto di interlocuzione con i miei colleghi, per esempio di Sirio,
si occupa l'assessore alla sanità, ma si occupa l'assessore all'ambiente, si occupa quello al traffico, perché ci sono diverse competenze che sono coinvolte. Il tavolo che stiamo per varare vedrà per esempio noi tre, tutti e tre presenti a rappresentare la giunta in modo collegiale. Poi un componente della giunta fa anche l'assessore di turno, una volta ogni 10 giorni. Può capitare che una notte scoppi un tubo del gas in via Emilia Ponente e debba andare per cercare di risolvere il problema e insieme col quartiere alloggiare gli sfollati, oppure di dover andare a rappresentare l'amministrazione alla tragedia di Cavalcore sui binari quel giorno, senza poter in realtà fare molto, però certamente anche senza riuscire a dimenticare facilmente. E poi c'è il giorno per giorno, su cui vi do 4 numeri, poi passo alle questioni su cui penso siate, come dire, più interessati. In 17 mesi ho preso l'agenda, io sono abbastanza informatizzato, quindi la mia agenda è elettronica, ho contato le cose che riuscivo a contare facilmente. Sono stati 212 convegni a cui ho partecipato per diciamo, le mie funzioni o per conto del sindaco, 62 gli incontri con la stampa, 71 le riunioni di giunta, 76 quelle di consiglio comunale, commissioni consigliari, poi ci sono 940 incontri con persone o con gruppi di lavoro e altri organismi che non sono riuscito evidentemente a decodificare, perché sennò ci sarebbe voluto troppo tempo. Fatta questa breve, brevissima spero, introduzione, il mondo della sanità. Vorrei parlare di questo, intanto spiegare che ruolo ha il Comune in sanità, perché non sempre è chiaro a tutti che cosa può fare il Comune dal punto di vista sanitario. Dire due parole su quali sono invece il nostro, diciamo, le aziende sanitarie, quindi che cosa costituisce il mondo della sanità nella nostra realtà locale. Queste due cose hanno un momento di sintesi nella conferenza territoriale sociosanitaria, che è l'organismo in cui si incontrano gli amministratori degli enti locali e i dirigenti delle aziende sanitarie, di cui peraltro qui c'è una significativa rappresentanza. Il comitato di distretto è la stessa cosa su un livello più locale, quindi mentre la conferenza territoriale, come dirò fra un attimo, abbraccia tutta l'area vasta perché ha la stessa ampiezza dell'azienda USL in cui siamo collocati, quindi 50 comuni su 60, tutta la provincia esclusa Imola, il comitato di distretto nel nostro caso riguarda soltanto la città di Bologna. E poi dirò qualcosa su alcuni fatti che siamo riusciti già a produrre, alcune priorità, sia nell'ottica dell'area vasta, quindi questioni che non si fermano al confine di Bologna, sia questioni che sono particolarmente rilevanti per la nostra città. Il ruolo dei comuni in sanità. Allora, rapidissimamente, senza volervi tediare, però credo di dover dare qualche riferimento. Intanto tutto nasce dalla legge 883 del 78, vedete Tina Anselmi che era il ministro di allora, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, e come leggete nel rosso l'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, quindi erano servizi comunali e il comune entrava direttamente nella gestione della sanità. Questo fino alla legge 502 del 92, dove l'unità sanitaria locale diventa azienda, ente strumentale della regione. Vedete anche da questo articolo, immediatamente tende a sbiadire o comunque a diventare un elemento di assoluta minor rilevanza il ruolo del comune, perché qui c'è soltanto scritto fermo restando il diritto dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno sociosanitario delle comunità locali. Quello che è accaduto sostanzialmente è che la politica gestiva la sanità all'inizio del Servizio Sanitario Nazionale, direttamente, i comuni insomma erano direttamente coinvolti. Con l'aziendalizzazione, che è stata una scelta giusta, gli enti locali sono usciti e hanno sostanzialmente abbandonato la sanità al suo destino, lasciando però che poi di fatto la politica sanitaria venisse decisa in altre sedi che non erano quelle degli organismi rappresentativi. E questo è un difetto che occorre correggere, non ripristinando evidentemente il ruolo diretto dei comuni nella gestione, ma ripristinando evidentemente il ruolo dei comuni nella capacità di indirizzo. Metto anche la foto del ministro che ha fatto la legge 502 del 92, che è De Lorenzo, capita che fosse lui. Nel 99 la legge Bindi, la 229 del 99, sostanzialmente dà una svolta a questa cosa e dice che le regioni valutano i risultati delle aziende, ma prevedono le forme e le modalità con cui la conferenza dei sindaci, cioè gli enti locali, partecipano alla valutazione dei risultati. Quindi sostanzialmente delega alle regioni il modo con cui i sindaci e gli enti locali possono entrare nel tema della politica sanitaria. La regione Emilia-Romagna
è sostanzialmente, come al solito, all'avanguardia da questo punto di vista ed emette una legge che è sostanzialmente molto recente, perché è intervenuta dopo l'inizio del mandato amministrativo di cui stiamo parlando, alla fine del 94, il 29, che vorrei rapidamente richiamare. Ho dovuto mettere in rosso tutto perché è importante tutto. Il Servizio Sanitario Regionale prevede la partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale, nonché alla verifica dei risultati. La conferenza promuove la partecipazione e il bilancio di missione rende conto del perseguimento degli obiettivi assegnati alle aziende dalla regione e dalle conferenze territoriali sociali e sanitarie. Quindi c'è questo dualismo che preoccupa un po' il mio amico Del Bono, che fa l'assessore alle finanze della regione, in cui la regione, che è quella che dà i soldi, dà gli indirizzi, ma gli indirizzi le danno anche le conferenze sociosanitarie, cioè l'insieme dei comuni, che però non ci mettono dei soldi. In questa la sua preoccupazione, ma nella misura in cui ci si fa carico tutti del tema delle compatibilità di bilancio, è evidente che un ruolo molto chiaro, rendiamo merito a chi ha scritto questa legge, cioè Giovanni Bissoni, ed è evidente che il ruolo dei comuni è un ruolo che può essere chiaro. Questo ci porta a dire che questo che sta accadendo pionieristicamente in Emilia-Romagna, che stiamo cercando di attuare con il lavoro che adesso provo ad illustrarvi, in realtà è qualcosa che ci vorrebbe anche altrove, e nella mia esperienza, incontrando anche persone e enti al di fuori della nostra regione, sento che è una lamentela generalizzata il fatto che i comuni si disinteressino completamente della politica sanitaria, oppure nel momento in cui vengono chiamati a interessarsene hanno la reazione condizionata in cui sembra che l'unico possibile interesse sia quello di entrare nel giro delle decisioni relative alla gestione, che non sono quelle che competono, cioè chi deve fare il primario piuttosto che altri incarichi, mentre invece è evidente che dovrebbe occuparsi. Per questo abbiamo fatto un forte appello, lo abbiamo fatto in occasione del convegno che c'è stato a Roma nel maggio 2005 come rete delle città sane dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ai comuni chiediamo, qui l'ho molto sintetizzato, lo trovate poi nei documenti in integrale, ai comuni chiediamo di giocare un ruolo attivo nel definire le politiche a sostegno della salute, alle regioni chiediamo di dare spazio al ruolo dei comuni, alla conferenza Stato-Regioni chiediamo di introdurre criteri di valutazione che siano improntati all'analisi dei costi e benefici anche in relazione all'attività di prevenzione, e al governo nazionale chiediamo che ci dia i soldi necessari per poter fare queste cose. Questo come premessa. Quindi il comune è chiamato a riappropriarsi non della gestione della sanità, che compete alle aziende, ma della capacità di definire le politiche, ossia, per essere molto più brutale, nel momento in cui le decisioni, al di là di quelle che sono decisioni obbligate, come il fatto ovviamente di pagare gli stipendi o pagare le strutture, le scelte che si fanno, se si debbano fare dei nuovi posti di dialisi oppure delle nuove strutture residenziali oppure insomma, il modo con cui si investono i soldi, si decidono le priorità di salute a cui occorre dare risposta, queste sono decisioni che vanno condivise dalla conferenza dei sindaci, e questo è il ruolo su cui siamo chiamati a incidere. Vediamo qual è la realtà su cui andiamo ad affrontare. Abbiamo l'azienda USL di Bologna, che è l'azienda unica, immagino, do per scontato che tutti voi abbiate seguito, però i pochi che non lo sanno, c'erano tre aziende fino all'inizio del 2004, erano una relativa alla città, una alla pianura che era la nord e una relativa alla montagna era la sud, si sono fuse, adesso sono 50 i comuni che fanno parte del territorio dell'azienda, sono 820.000 gli abitanti in questa azienda, è un oggetto corposo anche dal punto di vista delle risorse che sono impegnate, 9.700 lavoratori, 9 ospedali, 1.926 letti per la degenza, 6 distretti di cui uno localizzato su Bologna città, 40 poliambulatori e così via. Questa è l'azienda territoriale, quella che è l'interlocutore della regione, per esempio, per l'assegnazione dei soldi che vanno erogati sulla base del numero della quantità e della qualità della popolazione presente. Ma a questa, che è diretta da Franco Reboldi, occorre aggiungere l'azienda ospedaliera Sant'Orsola Malpighi, che è il nostro policlinico universitario, non ha un territorio di riferimento perché è inserita su questo territorio ed eroga prestazioni sia per i cittadini di questo territorio per i cittadini di fuori, però ha 5.600 lavoratori, un ospedale bello grande, 1.743 letti. Il direttore da pochi mesi è Augusto Cavina, dall'inizio di ottobre. E poi c'è l'Istituto Ortopedico Rizzoli, che è un istituto di ricerca a carattere scientifico, però che svolge anche un'attività
assistenziale importante con 1300 lavoratori impegnati. La cifra dei lavoratori comprende sia i dipendenti che i, diciamo, i medici e gli altri operatori che hanno contratti di tipo diverso. Un ospedale con 339 letti. Questa è la realtà, il direttore generale Danilo Morini. E a questo bisogna aggiungere poi la cifra le cifre dell'ospedalità privata, che ha 14 strutture, di cui 11 sono accreditate, 1450 letti e 1400 laboratori, in un contesto che, almeno per quel che riguarda le strutture accreditate, sostanzialmente fa parte anche questa dell'offerta pubblica di sanità che abbiamo. Bisognerebbe poi parlare anche delle strutture non ospedaliere, però il discorso rischia di essere lungo. Bilanci e disavanzi: queste aziende hanno anche una cifra significativa. L'azienda USL ha chiuso il bilancio del 2004 con 1.445 milioni di euro, cioè 1,4 miliardi erotti di costi. In questi costi c'è un disavanzo di 135 milioni di euro, che è una cifra significativa e importante, e che quindi definisce in qualche modo una preoccupazione primaria, che è quello di intraprendere una politica di rientro dal disavanzo. La cifra fra parentesi 96 è la cifra al netto degli oneri contrattuali, perché in realtà una parte dei maggiori costi sono stati dovuti al rinnovo dei contratti che ci sono stati nel periodo. E la previsione del 2005 è quella che è contenuta in un piano di rientro dal disavanzo che è stato definito dall'azienda, che prevede un dimezzamento, anzi più che un dimezzamento, del disavanzo, comunque un sostanziale dimezzamento del disavanzo del 2004 già nel 2005, e poi una riduzione fino ad arrivare al pareggio nel 2008. L'azienda ospedaliera ha un bilancio di una dimensione poco inferiore a 0,5 miliardo di euro, ha un disavanzo significativo anch'essa, e all'azienda ospedaliera, diciamo, uno dei compiti che sta affrontando il nuovo direttore generale è proprio quello di riuscire a definire anche per l'azienda ospedaliera un piano di rientro dal disavanzo che possa allinearlo alle altre realtà, in particolare l'azienda territoriale, per cercare di riportare il bilancio in pareggio entro il 2008. L'azienda, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, ha un bilancio più piccolo, di attorno ai 100 milioni di euro, con un disavanzo che in valore assoluto è certamente molto inferiore, anche se in termini percentuali è significativo. Il suo disavanzo è soprattutto legato alla valutazione delle prestazioni fatte rispetto, perché ha la maggior parte delle prestazioni le fa per cittadini non della nostra provincia e spesso anche non della nostra regione, c'è un problema anche di riuscire a commisurare tutto questo. La cifra, il fatturato dell'ospedalità privata nello stesso anno è 49 milioni di euro nel 2004. Il totale di questo farebbe più di 2 miliardi, in realtà la cifra complessiva è un po' inferiore, perché all'interno del bilancio dell'azienda USL ci sono anche i contratti di fornitura per le aziende ospedaliere, per esempio, quindi ci sono alcune cifre che sono di fatto ripetute, però dovendo dare una stima stiamo parlando di 1,7-1,8 miliardi di euro, 1.700-1.800 milioni di euro. Questo lo dico per dire che credo sia importante per il Comune, non tanto per me, impegnarsi nel cercare di capire come questi soldi vengono investiti a favore dei cittadini, proprio perché stiamo parlando di qualche cosa che vale tre volte, tanto per essere chiari, almeno tre volte il bilancio del Comune di Bologna, che è attorno al 0,5 miliardo di euro. L'obiettivo è il pareggio nel 2008. Cos'è la conferenza territoriale sociosanitaria? La conferenza territoriale sociosanitaria è l'organo di governo dove sono i rappresentanti degli enti locali e delle aziende. È presieduta dall'assessore alla sanità del comune, cioè io, e della provincia, cioè Giuliano Barigazzi. Nell'ufficio di presidenza della conferenza fanno parte tutti i sindaci di tutti i 50 comuni. L'ufficio di presidenza, che è l'organismo più ristretto, che è quello che si riunisce più spesso, fanno parte i sindaci capi dei distretti. Quindi Bologna è già rappresentata da me, gli altri distretti hanno un sindaco che fa da capofila: Casalecchio per il distretto di Casalecchio, San Lazzaro per quello di San Lazzaro, San Giovanni Persiceto per quello della pianura ovest, Budrio per quello della pianura est e Vergato per la montagna. Poi ci sono ovviamente i direttori generali delle aziende e il rappresentante dell'università. Io e Giuliano abbiamo fatto una scelta abbastanza, no, io e Giuliano non dovrei dire così, il Comune e la Provincia hanno fatto una scelta significativa, credo, nel definire una copresidenza, per un motivo molto semplice: era meglio privilegiare la centralità di Bologna, col rischio che il resto della provincia si sentisse, tra virgolette, un po' schiacciato dalla centralità di Bologna, o privilegiare la
la molteplicità, insomma, il policentrismo, tra virgolette, di una provincia che è ricca di esperienze ed è anche molto ampia, col rischio però di penalizzare il ruolo guida di Bologna. Alla fine il fatto di essere insieme e il fatto di avere anche un ottimo rapporto ci ha consentito di condurre insieme la partita e stiamo affrontando, credo, dando un buon esempio di buona comunicazione e buon raccordo fra l'ente provincia e l'ente comune, stiamo guidando questo percorso. La conferenza territoriale si è riunita due volte, ma sono state ben 17 le sedute dell'ufficio di presidenza, che ha affrontato molti argomenti che io non posso raccontare. Questo è l'elenco alfabetico degli argomenti, trovate poi anche la cosa. In rosso vedete le 4-5 esempi che mi posso permettere di fare, se no giustamente qualcuno inizierà a farmi poi segno fra un po'. E gli esempi che sono uno di tipo metodologico e tre di tipo pratico. Quello di tipo metodologico è questo: il mandato alle aziende che sono chiamate a redigere un bilancio di missione va dato se le aziende hanno una missione. E quindi il primo compito vero che ha la conferenza territoriale sociosanitaria è quello di dare una missione alle aziende, che non sia semplicemente curare la salute dei cittadini, come c'è scritto all'articolo 1 dell'atto aziendale dell'azienda, ma è quello di definire, di declinare in termini anche concreti quali sono, cos'è che noi ci attendiamo da loro. Per riuscire a fare questo dobbiamo riuscire anche a scegliere fra alternative, cioè non vogliamo che la conferenza sia semplicemente il luogo in cui arrivano i direttori generali e dopo che ci hanno pensato ci dicono facciamo così. Vogliamo che vengano e ci dicono abbiamo quattro possibilità concrete fra cui scegliere e ci ragioniamo insieme, perché la questione va condivisa anche con gli amministratori. E quindi c'è un tema di capacità degli amministratori di riuscire a leggere questa realtà e di riuscire a definire. È per questo che abbiamo iniziato a prendere delle decisioni anche pratiche, abbiamo costituito un ufficio tecnico di supporto alla conferenza che ci aiuta a istruire le materie, abbiamo definito degli strumenti, delle procedure, troverete negli allegati del documento, perché avrà la pazienza e la voglia di leggerlo, uno schema con cui abbiamo, diciamo, dei requisiti che abbiamo chiesto ai direttori delle aziende sanitarie di rispettare nel momento in cui ci vengono a parlare delle loro scelte di bilancio. E poi, per quel che riguarda la mia realtà locale, una parte significativa della riorganizzazione del settore salute, che peraltro è rappresentato anche in questa sala, è stata orientata proprio al fatto di riuscire a rimettere delle competenze che ci consentissero come comune di riuscire a dire la nostra sui temi sanitari, dovendo scontare, questo lo dico molto chiaramente, la scelta invece di disinteressarsi completamente del tema, cioè tutte le volte che fino a, diciamo, che in passato arrivava una sollecitazione dal punto di vista sanitario, uno semplicemente la metteva in una busta e scriveva per competenza alla direzione dell'azienda USL e la passava senza in realtà cercare di farsi carico del problema. Questo è il punto di vista metodologico. Dopodiché la prima priorità che abbiamo battezzato è quella delle liste d'attesa. C'è un gruppo che ha lavorato, la conferenza ha definito una serie di questioni, anche qui trovate i documenti in allegato, anche qui non riesco a raccontarveli tutti, però sono una serie di azioni significative che vanno dalla riapertura delle aziende chiuse, che è stata decisa peraltro a livello regionale, dopo che anche noi come conferenza abbiamo sollecitato, una serie di azioni, che sono alcune, diciamo, già pensate per essere messe a regime, altre come attuazioni sperimentali, peraltro leggendo anche i comunicati stampa dell'azienda stanno accadendo queste cose, quindi ci sono esperienza di scorporo fra le prime visite e controlli, agende non nominative, cioè uno va e non chiede di avere l'oculista tal dei tali, ma chiede un oculista e gli viene assegnato, diciamo, il primo disponibile, la possibilità di accedere direttamente ai punti di prelievo, una semplificazione dei percorsi, modalità di prenotazione diretta, dei percorsi, dei service territoriali, c'è un investimento importante da fare sul software di comunicazione fra i medici e gli specialisti, teleconsulto, c'è il tema della appropriatezza importante e anche la responsabilizzazione dei cittadini, cioè il fatto che anche i cittadini devono fare la loro parte per cercare di migliorare da questo punto di vista, per esempio disdicendo gli esami che hanno prenotato e che non vanno a fare. Come comune abbiamo per esempio direttamente finanziato, credo, la sperimentazione della spedizione delle disdette via SMS, proprio perché un cittadino manda un SMS e con questo SMS si libera quell'esame e qualcun altro può farlo al suo posto. Un altro tema importante che stiamo cercando di mettere a fuoco, perché credo sia un'emergenza da molti punti di vista per i cittadini della nostra città, è quello del pronto soccorso.
perché un po' perché il pronto soccorso è oberato di una serie di compiti che forse non dovrebbe avere, e in questa direzione andiamo quando parlerò fra un attimo della riorganizzazione della rete territoriale, però anche perché ci sono una serie di azioni che possono essere fatte, penso in particolare alla criticità del Sant'Orso, che sono da affrontare, ma anche a una serie di altre cose. In realtà il gruppo di lavoro sta lavorando, dovrebbe concludere i suoi lavori fra un paio di mesi, ma qualcosa si vede già. Qui ho una immagine un po' sbiadita, però questo è un tabellone che è già stato installato all'ospedale di Gentivoglio, in cui le persone che vanno al pronto soccorso non solo vedono quante persone sono in attesa rispetto al codice che viene loro assegnato. Sapete che quando uno va al pronto soccorso può avere il codice rosso, giallo, verde o bianco a seconda di quella che è l'urgenza, ma vedono anche qual è il tempo stimato di attesa che dovrà aspettare prima di poter essere visitato. Naturalmente è una stima, perché potrebbero arrivare, diciamo, più codici urgenti di quelli che ci si può attendere in media, ma il software stima e dà un'indicazione alla persona. E vorremmo, questo ovviamente lo stiamo sperimentando a Gentivoglio su un'idea che è nata in sede di conferenza, anzi è un'idea che sta particolarmente a cuore a me, anche che ho, diciamo, certi la passione per certi temi. Vorremmo poi metterla, estendere anche agli altri ospedali cittadini e metterla anche in rete, in modo che uno, anche digitando un certo indirizzo, possa vedere qual è la coda che c'è in questo momento nel pronto soccorso cittadino. È un primo segnale, ma presto ci saranno le conclusioni del gruppo di lavoro. Un altro esempio, dovendo scegliere dal punto di vista metodologico di cosa stiamo parlando, è un segnale che io credo sia molto importante, anche se forse non impatta direttamente i cittadini. Il 6 aprile del 2005 ci è stato presentato in conferenza il piano per la riorganizzazione dei laboratori dell'azienda USL di Bologna. Questo piano prevedeva di costruire due grandi laboratori, uno di microbiologia al Bellaria e uno per invece l'esame del sangue al Maggiore. Noi abbiamo chiesto, scusate, il Sant'Orsola, e non c'era in quella fase evidentemente la capacità di riuscire a pensare a un piano non in un'ottica che non fosse puramente aziendale. Invece le cose si sono mosse e questo è accaduto il 21 dicembre, cioè qualche settimana fa. È stata presentata una nuova redazione del piano, questa volta il piano è fatto insieme dall'azienda USL e dall'azienda ospedaliera Sant'Orsola Malpighi, e prevede di non fare più il laboratorio di microbiologia che sarebbe stato da fare ex novo al Bellaria, ma di fare la microbiologia al Sant'Orsola e di dividere i due poli, diciamo, di esame del sangue fra il Sant'Orsola e il Maggiore, con in più un software che verrà definito come unico. Quindi, tra l'altro, qui c'è il primario del Maggiore che si occupa esattamente di questo tema, e quindi il software renderà possibile vedere sia dal Maggiore che dal Sant'Orsola un unico laboratorio virtuale, indipendentemente da dove verranno fatti gli esami. È la strada giusta. Da questo punto di vista sono tante altre le questioni in cui bisogna iniziare a ragionare, non partendo da un'ottica semplicemente aziendale, ma prendendo la logica del cittadino, che gli amministratori possono e devono portare, e cercando di applicarla. Se questa è la conferenza, cioè l'oggetto più ampio, il comitato del distretto è quello che si occupa specificamente di Bologna. Bologna è diventato un distretto unico dopo una storia che in realtà ha visto tante cose. Una volta c'erano addirittura 3 o 5, adesso non ricordo esattamente, aziende sanitarie diverse sul territorio bolognese, cioè, o meglio, unità sanitarie locali. Adesso c'è un unico distretto, il direttore del distretto, Luca Barbieri, è presente in sala. Il comitato del distretto è l'equivalente di quello che è la conferenza sociosanitaria dell'intero territorio aziendale sul territorio del distretto, e in questo caso il presidente è il sindaco, o se non c'è l'assessore della sanità, quindi in pratica io. E i membri sono altri, diciamo, l'assessore ai servizi sociali e tutti i presidenti di quartiere. Questo peraltro è stata una innovazione, perché per la prima volta abbiamo preso dentro tutti i presidenti di quartiere, con una scelta di governance che sostanzialmente coinvolge pienamente i quartieri, pur avendo dei meccanismi che preservano il fatto che non ci possa essere un'eventuale, diciamo, crisi di governo, tra virgolette, all'interno del comitato distretto. Poi ci sono invitati permanenti tecnici sia delle aziende che del comune, e la governance di cui vi parlavo. Qual è la priorità, l'unica di cui vorrei parlare in modo specifico per Bologna? È quella di definire in modo nuovo la sua rete territoriale, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista
invece dello sviluppo dei servizi di medicina territoriale. A Bologna tradizionalmente abbiamo avuto in questi ultimi anni dei significativi investimenti sugli ospedali. Perché? Perché intanto gli ospedali ne avevano bisogno, poi perché sugli ospedali era più facile decidere, perché era solo l'azienda sanitaria specifica che poteva prendere delle decisioni sugli ospedali, e poi perché gli ospedali servono non soltanto ai cittadini di Bologna, ma a tutto il territorio anche circostante. Però questo ha lasciato al palo sostanzialmente la rete dei poliambulatori, con un insieme di punti di presenza che lì dovreste intravedere, più o meno disegnati sulla cartina della mappa del comune, che sono tutti da rivedere. In questo momento credo che ci siano più di 70 punti di presenza dell'azienda sanitaria, che porta magari ad avere un ambulatorio vicino a casa riguardante una certa specialità, ma se uno deve andare in due punti, dopo deve spostarsi da lì e andare da un'altra parte perché ha bisogno di due servizi che sono distanti, oppure ci sono dei casi in cui ci sono dei macchinari anche molto costosi che al pomeriggio non vengono utilizzati perché nel punto in cui si sono collocati non si riesce a garantire la presenza del personale che tenga aperto il pomeriggio. Sono molti anni che di questo si parla, però con un comune sostanzialmente non protagonista non si è riuscito a fare nulla. Adesso proviamo a vedere di riuscire a farlo. L'ipotesi è quella di fare quattro nuovi poli al di là di alcuni laboratori, di alcuni poliambulatori nuovi che sono già stati fatti, tipo quello di Lianani e Borgo Panigale. I poli nuovi sono quello che interessa ai cittadini di questo quartiere, il nuovo Mazzacurati, che è il più imminente, diciamo, di realizzazione, la costruzione definitiva di quello di Via Beroaldo in zona San Donato, e poi l'accorpamento dei poliambulatori di Arini e Montebello nella nuova zona di espansione, nell'ex mercato ortofrutticolo, e la definizione di un nuovo poliambulatorio in zona Mazzini che sostituisca quelli di Mengoli e di Cartaccio. Questa ipotesi però regge soltanto se c'è un piano che riesce a essere approvato, e però se riusciamo a farlo, adesso ho invertito le due voci, le faccio aprire tutte e due, allora, quella del piano e quella dopo, il piano è già stato redatto, è stato presentato al Comitato di Distretto, in Consiglio Comunale, è in consultazione nei quartieri, se sarà approvato un documento che dice vogliamo una rete territoriale fatta così, avremo la premessa indispensabile per poter dire facciamo questi nuovi poliambulatori e cercare di trovare i soldi, sono soldi su cui interverrà il Comune dando i terreni, questa è l'idea, per la prima volta per quel che riguarda la storia di Bologna, e interverrà la Regione dando la possibilità all'azienda sanitaria di poter fare mutui ad hoc. Dopodiché vorremmo che questo nuovo approccio, che parte, diciamo, con l'idea di riorganizzazione dei servizi e di una nuova edilizia, poi si trascinasse dietro anche tutto il tema della ridefinizione della rete dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, definendo quindi con più forza i nuclei di cure primarie e la medicina di gruppo. Quindi l'idea è di riuscire ad avere quanti più è possibile dei poli che riescano a dare un servizio, per esempio su 12 ore, in cui se uno non ha il suo medico curante ha però un altro medico che è del gruppo presso cui si può rivolgere prima di dover cadere nella rete, diciamo, del dover andare al pronto soccorso. Il tempo è tiranno, i segni che mi fanno mi impongono di non dilungarmi. Proprio il piano per la salute, per chi conosce i piani di zona, è una cosa, diciamo, è un'idea simile, però c'è l'idea forte di un patto che deve essere fatto non soltanto fra gli operatori della sanità, ma fra tutti, quindi chi si occupa anche degli altri aspetti. Pensate a quanto sono importanti le scelte sul traffico per la salute, oppure di altre cose. Un percorso è stato definito, a Bologna è già partito il comitato promotore, cercherà di identificare le azioni. Vogliamo non disperderci, quindi teniamo insieme la cabina di regia dei piani di zona e dei piani della salute, la mettiamo in un unico ufficio di piano che vede coinvolti sia tecnici dell'azienda sanitaria che tecnici del comune, e questo ci aiuta non solo a tenere insieme i piani per la salute e i piani di zona, ma ci aiuta anche a tenere insieme, a iniziare il percorso dell'integrazione sociosanitaria, che è un percorso che dovrebbe mettere insieme i servizi sociali che al momento a Bologna sono erogati dal comune con i servizi sanitari e sociosanitari che sono erogati dall'azienda sanitaria. Sulla promozione della salute abbiamo fatto molto, ma ovviamente non posso più che farvi vedere dei progetti che meriterebbero di essere ognuno di questi illustrati e raccontati. Progetti pilota, campagne di sensibilizzazione, e tra l'altro ci sono persone presenti, sono stati coinvolti in questo discorso, e la celebrazione delle giornate con iniziative collegate. Queste sono quelle che hanno visto il Comune organizzare delle iniziative direttamente. Prossimamente vorrei citare una sperimentazione forte sul tema dell'ICARE,
che dovrebbe andare a toccare anche aspetti innovativi che non ho tempo di raccontare, purtroppo, e il tema dei sistemi informativi, in cui dobbiamo arrivare rapidamente a una cosa che la spiego così: quando voi andate dal medico non dovete portarvi dietro voi gli esami o i risultati degli esami, ma il medico deve potersi collegare e trovare i vostri risultati, sia che siete in ospedale, sia che siete nel medico di famiglia, sia che siete altrove. Questo goal, questo obiettivo non è una cosa tecnicamente impossibile, anzi è una cosa tecnicamente affrontabile, vogliamo arrivarci in tempi non biblici. Come vedete, mi sono sostanzialmente bruciato tutto il mio tempo, quindi vi dico quali sono le altre competenze, sperando che poi nelle domande si possa parlare di quelle. E quindi parte il conto alla rovescia: il Comune si occupa della campagna della zanzara tigre nel quadro delle sue competenze di igiene pubblica, che prevedono anche l'aspetto delle autorizzazioni sanitarie, si occupa dei diritti degli animali, è un tema caldo, è quello del canile municipale, si occupa di servizi cimiteriali e di servizi funerari, dove ci sono delle novità in vista, abbiamo fatto partire un'esperienza innovativa che è il tavolo delle antenne, in cui sono coinvolti dai gestori della telefonia cellulare fino ai comitati, per decidere insieme dove mettere le antenne sul territorio e quindi minimizzare i conflitti e massimizzare il bene per la salute. C'è un tema più ampio all'interno di cui questo è collocato, che è quello dell'elettrosmog, che ha anche altri aspetti, segnatamente cavi elettrici e antenne radiotelevisive. C'è un tema importante che noi vorremmo portare avanti, che è quello della valutazione di impatto sulla salute, cioè capire che cosa succede quando uno fa una cosa alla salute dei cittadini, che vorremmo applicare su Sirio. A questo punto appariranno due pulsanti, perché ci sono due strade che può prendere questa presentazione. La strada lenta era quella che avrei voluto poter prevedere per raccontarvi queste cose, la strada veloce invece è una brutalizzazione del tutto. In cui vi dico, sulla zanzara tigre abbiamo fatto una gara, risparmiato più del 50%, stiamo migliorando il servizio. Sull'igiene pubblica stiamo informatizzando un servizio che era solo cartaceo, abbiamo fatto delle cose importanti, risanando la stazione centrale dalle pietre verdi che contenevano amianto, di cui forse ricorderete, i giornali avevano abbondantemente parlato, e facendo anche un carotaggio per cercare di capire quanti cinema di Bologna contenevano amianto. Il risultato è sulle pagine del giornale di stasera, perché qualcuno leggendo la mia relazione ha trovato questa come la notizia più interessante, diciamo, da dare: sono 16 cinema che hanno risposto che avevano dell'amianto. E i diritti degli animali parlano di 18.600 cani che hanno un microchip e quindi sono censiti all'anagrafe canina del Comune di Bologna, parliamo di 5.000 gatti liberi in 600 oasi feline, un nuovo regolamento di igiene approvato all'unanimità del Comune che ci posiziona a livello innovativo anche da questo punto di vista. Il canile municipale è una storia che meriterebbe di essere raccontata, che però non abbiamo tempo di raccontare. C'era una situazione esplosiva che abbiamo disinnescato e siamo quasi arrivati sostanzialmente a regime. Quando faremo la gara nei prossimi mesi, speriamo di mettere la parola fine su una telenovela che aveva avuto degli aspetti brutti. Sui cimiteri e le ranze funebri stiamo salutando Ira, che non è più interessata a gestire la questione. Stiamo facendo un'alleanza con Ferrara, e anche qui la storia meriterebbe di essere raccontata, ma non lo possiamo fare. Continua la valorizzazione della certosa di Bologna dal punto di vista storico e monumentale, anche qui c'è un progetto che va avanti. Abbiamo fatto un tavolo sulla telefonia mobile, ce l'avano chiesto 57 comitati con un ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale nella primavera del 2004, noi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto tre passaggi. All'inizio abbiamo discusso delle richieste dei gestori, abbiamo cercato di concertare, poi abbiamo messo fuori delle linee guida, adesso siamo qui, come vedete, vorremmo arrivare a fare un piano regolatore delle antenne e cercare di, diciamo, completare anche questo percorso. L'elettrosmog non è solo antenne, c'è il piano della emittenza radiotelevisiva che è da fare. Abbiamo appena fatto un'ordinanza sul colle dell'Osservanza, dove c'erano degli sforamenti rispetto ai valori di legge, abbiamo appena rifatto la concessione per il colle di Barbiano, che è quello che vedete in figura con l'antenna della RAI, le tre antenne del consorzio emittenti radiotelevisivi sullo sfondo, dove ci sono dei contenuti molto innovativi che, indovinate, non ho tempo di raccontarvi, e poi ci sono gli elettrodotti e le cabine. Su Sirio ho già detto, vogliamo provare a valutare, ad applicare la valutazione di impatto sulla salute. Bologna è leader della rete nazionale delle città sane dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, partecipa al progetto europeo delle città sane nel quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è anche inserita in una serie di altri progetti di cui qui vedete qualche figura.
e io ho sostanzialmente finito con le ultime domande per cercare di stare vagamente nei tempi che mi erano stati dati, cioè mi hanno chiesto, ma di almeno a che punto siamo? Allora, premesso che per dirvi a che punto siamo vi posso dare delle sensazioni, non delle misurazioni, io direi così. Sulle competenze dirette comunali, per quel che riguarda la revisione della macchina comunale, un buon 80% è stato fatto. I risparmi, abbiamo già limato tutto quello che si poteva limare, direi che siamo a posto. Le modifiche societarie e il cambio di fornitori, abbiamo ormai individuato un percorso, siamo al 70% e in 6 mesi chiudiamo la vicenda e abbiamo fatto anche questo. Ideazione di nuovi servizi e nuovi progetti, siamo direi a un buon 50%. Il finanziamento dei nuovi servizi e nuovi progetti, purtroppo c'è un ministro che si chiama Tremonti e c'è una legge finanziaria che ci mette in grave difficoltà, siamo un po' indietro rispetto alle idee che abbiamo con i finanziamenti. Sulle competenze sanitarie allargate, che sono però la cosa chiave, quella su cui occorre fare il tanto, io credo che la conferenza territoriale sociosanitaria, il suo ufficio di presidenza, il comitato distretto, abbiamo già fatto un buon rodaggio, siamo già al 60% sul rodaggio, invece sulle questioni calde, liste d'attesa, pronti soccorsi, l'OIPO in laboratorio, abbiamo sostanzialmente già definito la fase di ideazione, adesso dobbiamo andare a una fase realizzativa più importante, siamo indietro perché è la cosa poi più faticosa, difficile, su cui stiamo iniziando veramente nel 2006, il 2006 sarà un anno chiaro, sull'integrazione sociosanitaria. Me l'ha fatta in un altro modo? Siamo a buon punto, grazie. Però la fatica è tanta, ci sono alcuni riferimenti che ovviamente non riuscirete a leggere, l'unico che vi chiedo di memorizzare è l'ultimo in fondo, non perché sia il mio sito, perché dobbiate vedere chissà quali cose, ma perché la relazione, quella, le famose 25 pagine più 62 pagine di allegati che non tutti riuscirete magari a vedere, o che se volete prenderla dovrebbe essere da stasera, se le cose hanno funzionato, sul sito. E voglio ringraziare ovviamente diverse persone senza il cui contributo non avrei potuto raccontarvi neanche queste cose, di cui non posso fare i cognomi, però provo a fare i nomi, vi ringrazio.